Bene, ciao brava gente. Allora, siamo a Torino, Corso Potenza. Sto facendo un video cercando di far consumare il meno possibile la macchina. Ok? Adesso consumo medio 21,1 con un litro. Sono partito da Rueglio, devo andare a Pinsasco, poi torno indietro a Rueglio. Sto viaggiando in modalità normale. Consumo medio 19 con un litro, velocità media 39, distanza 92 km. Tempo 2 minuti, 2 ore e 20. 19 con un litro, con un Abarth. Ma perché? Se notate come sto guidando, innanzitutto non chiedo niente alla macchina. Dopodiché sto guidando come se fosse un'elettrica, una guida preventiva, mi pare che si chiama. Sono combattuto tra preventiva e predittiva, ma per dire è un'altra cosa, quindi preventiva, chiamiamola così. Là è rosso, io so già che faccio freno motore. Da quando non ci sono più i carburatori sulle macchine, che c'è l'iniezione, il freno motore equivale a consumo zero. Dopodiché, folle, lo lascio camminare fino là. E questa è la guida, come se fosse un'elettrica. Con l'elettrica cosa fai? Cerchi di recuperare un po' di carica durante i rallentamenti, cerchi di non prendere troppo quando parti. In questo caso qua cerchi di mettere marce subito più lunghe possibile. Qua il motore la fa la sua, perché se è vero che da una parte, dall'altra gira molto molto bene. Quindi io ho il minimo a 800-900 giri, adesso non si riesce a distinguere bene dal contagiri, però vedete, subito metto la seconda, terza. Ovviamente lo scorponcino per fare questi risultati qua, te lo scordi. Questi 92 km un po' a 19 con un litro, come l'ho fatto? Sono partito da Rueglio, sono andato a Piossasco, quindi voi vi potete guardare con Maps o quello che è, anche i dislivelli, le percorrenze. All'andata mi ha fatto fare un pezzo di Torino, così sullo stesso stile di quello che sto facendo adesso. Adesso lo faccio diverso. Però, ecco qua, chiacchierando già mi sono distratto. Già qua ho buttato via benzina, ad esempio. Se io vedevo giallo, dal momento che vedevo giallo, avrei dovuto mettere a freno motore. Comunque, i numeri che può fare la 500 Abarth sono questi. Adesso magari stacco perché sono tra le scatole. Sto facendo delle vie, provo a farle un pochettino articolate, perché ho deciso di non finire il video. Voglio fare ancora una grossa componente di città. Poi metto lo scorpioncino a zero il secondo, perché ha trip A e B. Adesso stiamo viaggiando sull'A a prendere queste medie qua. Trip A. Siamo a 18 con un litro. Però ho fatto una grossa componente di città. Bene, allora siamo arrivati. Torino l'ho attraversato un po' all'andata, praticamente tutto al ritorno. Mischiando sta parte di cittadino, il consumo è 7,3, velocità media 31, distanza 104 km, quindi direi che la prova per il consumo minimo possibile andando, usandola, cioè non l'abbiamo fatta. Quindi adesso mettiamo trip B e lo azzeriamo. Bene, e scorpioncino. E adesso andiamo normale, vediamo, da qui ci sarà di nuovo un tratto extraurbano. Sono a Torino, quindi a Torino devo tornare a Rueglio. Ah, forse non l'ho detto, vabbè, da Rueglio a Piossasco. Ok, quindi ho passato tangenzialmente un po' la periferia di Torino. Blocchi del posto, corso Potenza, sono corsi lunghi, dritti. Poi al ritorno mi sono un po' buttato dentro Torino per shakerare un po' i consumi e ho ottenuto 17,3. Quindi adesso, al contrario, andatevi a vedere su Maps le cose, quindi su una qualche cartina trovate i dislivelli, trovate tutto. Da Rueglio a Pusasco, senza autostrade, senza niente, quindi il giro di paesi importante che dovete guardare per riuscire a collegare sulla cartina è Rueglio, Rivarolo, e poi passate sulla destra di Torino per girare dietro e andare dietro a Pusasco. Destra da me che guardo verso giù. Ok, adesso vediamo un po' con lo scorpioncino. Mi sono fatto suonare però tanto non è che, vabbè. Ciao ragazzi, a dopo, vediamo poi quanto ho consumato. Bene, allora brava gente, siamo arrivati. Adesso praticamente è lui. Quindi consumo totale 15,2,
un po' da paranoico, un po' in città guidandola come fosse elettrica, freno motore in discesa, consumo con lo scorpioncino normale facendo un po' di purpurì di percorsi, 12.1, che però è destinato a migliorare, perché il pezzo che io adesso ho fatto in salita, nella vita normale, se vai poi torni, quindi va bene. Non so se uscirà prima questo o quello della marmitta, comunque ci sono questi due video qua in cantiere. Ciao!